Ciao a tutti. Ciao Stefano. Vai, posso farcela? Vai. Allora Stefano, stai vivendo un momento di condizione al top. Quanto conta il morale per fare buone prestazioni? Ma guarda, personalmente parlando, sì, sto facendo bene, mi sto trovando a mio agio nel ruolo sia di trequartista che poi come nell'ultima partita da esterno, che comunque l'ho sempre fatto. Ovviamente la fiducia che tu hai intorno tra lo staff e i compagni di squadra credo che sia fondamentale per poi rendere al massimo come sto facendo. Okay. Senti Stefano, affrontate lunedì il Chievo Verona, che tra l'altro è una squadra che avete affrontato da neanche 2 mesi, perché poi per la questione del posticipo si è giocato a gennaio, quindi li avete affrontati da poco. Che partita ti aspetti? Nel senso che loro hanno avuto una serie di risultati non positivi, ma si sono ripresi bene col Pordenone sabato. Guarda, sì, ci abbiamo giocato poco tempo fa, io sfortunatamente ero un po' affaticato quella partita. È una squadra forte, una squadra che singolarmente secondo me ha giocatori importanti. Sì, ha fatto risultati ultimamente non positivi, però sabato comunque ha fatto una vittoria importante e larga contro una squadra che secondo me è una delle più organizzate del campionato, quindi sarà una partita bella secondo me, perché comunque si giocherà a viso aperto, loro giocano molto a calcio, noi negli ultimi 2 mesi secondo me stiamo sfruttando molto il fatto di saper giocare bene a calcio e di trovare gli spazi, quindi sono convinto e sono sicuro che verrà fuori una gran bella partita. Noi ovviamente andremo lì per vincere, non c'è altro risultato, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Dopo la vittoria di martedì abbiamo il morale altissimo e quindi andremo a Verona con la voglia di portare a casa 3 punti. Senti Stefano, ciao, Verona è un campo che mi apre anche dei ricordi, no? Che non vogliamo assolutamente riaprire noi, ma come si fa, come fa un giocatore, come fai tu a ogni volta resettare tutto e pensare alla partita che viene dopo, insomma? Guardaci, pensavo in settimana dopo la partita di Cremonese, che sapendo che comunque andavamo a giocare a Verona, da quella maledetta partita è la prima volta che torno al Bentegodi, quindi io sono fatto così, le partite, ogni partita ha una storia a sé, io sono passati tanti anni, è passato tanto tempo, devo resettare, sono pronto e sono carico di dimostrare anche su quel campo che posso dare una grossa mano a Vicenza, quindi è una partita importante, è una partita come tutte le altre, la preparerò allo stesso modo e la prepareremo allo stesso modo, quindi i vecchi ricordi li ho già accantonati, c'è il presente, c'è un gran bel Vicenza e l'unica cosa che c'è da fare è andare a vincere. Bene. Senti Stefano? Vai. Sì, ciao. Volevo chiederti, quello che di cui ha parlato Marta è stato uno dei vari campionati che tu hai giocato a Vicenza, dove il primo obiettivo è stato la lotta per non retrocedere, insomma, hai avuto tante di queste esperienze qui a Vicenza. Quello che vedi tu in confronto a quegli anni lì, quest'anno c'è da stare fiduciosi? Ma guarda, sono sincero, noi dobbiamo lottare per la salvezza, ma non abbiamo intenzione nemmeno un minimo di pensare a quello che mi state dicendo, nel senso che comunque noi siamo partiti con un obiettivo, questo è un gruppo e una squadra secondo me che ha tanto cuore, che ha tanta voglia di lottare ogni partita e sono convinto che il nostro obiettivo, se tutti continuiamo a remare sulla stessa strada, dalla stessa parte, riusciremo a raggiungerlo e spero di riuscire a raggiungerlo prima della fine del campionato, con un po' di anticipo, perché ovviamente star lì sotto non è mai bello. Sono convinto che la vittoria di martedì è stata fondamentale, perché comunque avevamo fatto 3 pareggi dove magari ci avevano riportato nelle zone basse della classifica,
però credo che la vittoria di martedì sia stata fondamentale per allungare leggermente e per continuare su questa strada. Di Carlo ha detto che dopo il mercato è cambiato qualcosa. Quanto è influito per te appunto questa sessione di mercato? Ma guarda, non c'è mai stata la minima sensazione di andare via, anzi, io purtroppo ho faticato all'inizio dove ho giocato pochissimo, poi ho avuto il Covid dove sono stato male. Da quando sono rientrato, io credo che penso sia già da dicembre, dagli ultimi dicembre, primi di gennaio, dove è iniziato il mio campionato, dove è cambiato qualcosa e ora sento la fiducia di tutti, cioè i miei compagni di squadra. Che mi stimano perché comunque sono il loro capitano e sono il primo che devo portare l'esempio, no? E quindi io sento la fiducia sia del mister che della squadra e quando sei in piena fiducia sappiamo tutti che il giocatore poi riesce a rendere al massimo. Stefano, proprio in questo senso, legandomi a quello che stavi dicendo, cosa hanno rappresentato per te i due gol con la Salernitana e a Pordenone? Ma guarda, è stata una liberazione, io era quasi un anno che non facevo gol, quindi fare un gol del genere a Pordenone per me è stato fondamentale prima di tutto perché ho portato i 3 punti e poi personalmente perché era davvero tanto e troppo tempo che non facevo gol e per come era iniziato il campionato non è stato facile per me perché comunque la concorrenza è tanta, abbiamo dei giocatori secondo me che sono fortissimi, parlo di Dal Monte, parlo di Van de Put, parlo di Nalini, che comunque fanno il mio stesso ruolo e quindi la concorrenza è alta. Io pian piano con la mia voglia, con la mia forza sono riuscito a ritagliarmi lo spazio e ora penso di essere al top della condizione e io credo che quando tutti stanno bene, tutti dimostrano il massimo, si alza sia a livello dell'allenamento e poi la domenica di gioca sempre al 100%. Possiamo dire che tramite le tue prestazioni ti stai conquistando sul campo il rinnovo? Ma guarda, questa è un'altra questione dove io mi sono rimesso in gioco quest'estate perché comunque, come sapete, non è stato facile, è stata una storia un po' lunga, ho firmato per un anno, quindi comunque quando firmi per un anno significa che vuoi rimetterti in gioco e vuoi dimostrare a tante persone che comunque vuoi ancora fare la differenza in Serie B e vuoi ancora fare la differenza. Quindi è stata una scommessa su di me, a me queste cose piacciono, mi danno carica. Io devo continuare a far bene come sto facendo, poi se ci sarà il rinnovo del contratto ovviamente non dipenderà solo da me, ma dipenderà da più persone. Io la cosa primaria è far bene sul campo. Poi ho visto anche le parole del presidente dopo la partita con la Cremonese, ovviamente mi hanno fatto un sacco piacere, quindi credo che se andrà come deve andare, probabilmente ci potrebbe essere la voglia di continuare insieme. Da parte mia comunque c'è sempre stata, quindi credo che non ci siano mai stati dubbi su questa cosa. Stefano, scusa Daniele, Poi pure va. Stefano, lo aiuti Meggiolini a diventare il capocannoniere di questo campionato? Perché pare che l'intesa sia molto buona e c'è lo zampino tuo anche sugli ultimi gol di Meggiolini, quindi insomma le cose vanno bene tra voi. Ma guarda, io lo spero perché comunque Riccardo è un giocatore che in questa categoria fa la differenza, ha sempre giocato in Serie A, per noi è un giocatore fondamentale. L'altro giorno scherzando avevo messo una storia lui su Instagram dove avevo fatto l'intervista sulla Gazzetta dello Sport e io gli ho commentato scrivendogli grande bomber e la sua risposta è stata grazie assist man, quindi spero di continuare a farne ancora tanti e spero che riesca a diventare capocannoniere di questo campionato. Senti, visto che stiamo parlando di Meggiolini, però in questo caso non vorrei una risposta diplomatica, è l'attaccante più forte con cui hai giocato qui a Vicenza? Madonna, domanda difficilissima questa secondo me. Uno dei più forti sicuramente, ce ne sono stati altri, secondo me l'anno di Marino per dirti Andrea non ha fatto la differenza. Però credo che come giocatore, per quanto sia completo Riccardo, forse sì. Stefano, volevo chiederti una cosa, più personale che di squadra. Tu sei qui a Vicenza dal 2012, Sì. una vita.
hai vissuto cose belle come, e brutte come ricordavamo prima. Io ricordo anche la conferenza stampa all'AIC con De Giorgio, Sì, con la sì. società al fallimento, tu. E anche quando sembrava che dovessi andare via, tu hai sempre ribadito che volevi restare a Vicenza. Cosa rappresenta per te Vicenza, i colori biancorossi? Ma guarda, io lo ripeto sempre, lo ripeterò all'infinito, fino a che io uscirò da quel tunnel che mi porta allo stadio, che mi fa entrare in quel prato verde e mi dà le stesse emozioni del primo giorno, io continuerò e vorrò star qua, perché comunque ho sempre ribadito il mio amore per questa maglia, per questi colori, ho fatto tante presenze, quindi cioè, forse per me sarebbe ancora lunga la cosa, quindi è una cosa troppo bella e un amore troppo importante. Spero di continuare. Anzi, Stefano, tu hai volevo raccontato. anche precisare una cosa, che c'è stata una volta dove io stavo per andare via, no? E ve lo dico così, chiariamo anche questa cosa che era ad Avellino e vi assicuro che non era colpa mia. Quindi voglio mettere punto su questa cosa qua, perché ogni tanto magari qualcuno me lo viene a dire, ma vi assicuro che non era colpa mia. Ok, grazie. Altra domanda? No, andiamo all'allenamento. Sì. Volevo chiedere a Giacomelli, il direttore generale Paolo Bedin in un recente intervento in televisione ha detto che l'assenza del pubblico in 20 ha provocato una decina di punti in meno nella classifica del Vicenza e volevo sentire se Giacomelli, se lui è d'accordo con questa visione, diciamo, dal lato della sua conoscenza del pubblico vicentino. Ma credo assolutamente di sì, adesso di preciso non saprei veramente dirti quanti, però quando senti quella curva là, questo stadio qui, è qualcosa di eccezionale, quindi sicuramente ci avrebbero dato in tante partite una grossa mano e speriamo di riaverli presto con noi, perché anche per noi non è facile, è un altro campionato. Non ti dico che sembrano delle amichevoli perché sarebbe brutto ovviamente, perché comunque le partite devi prepararle sempre in un certo modo perché sono partite di campionato, però giocare con il pubblico, giocare senza, secondo me a noi ci ha fatto la differenza. Speriamo di riabbracciarli presto perché anche l'ultima volta che sono venuti a salutarci qui fuori con la squadra per noi è stata un'emozione grande e sembrava davvero di essere tornati alla normalità, che purtroppo non è così. Stefano, un'ultimissima cosa, se posso permettermi. Lunedì giocherete ed è la giornata, la festa delle donne. Tu e Vicenza, ma soprattutto tu, hai tante estimatrici, anche femminili, proprio tifose. Vuoi mandare un messaggio o dire qualcosa? Ma guarda, la donna credo che sia la cosa più bella di questo mondo, quindi speriamo di regalare una gioia a loro vincendo e niente, speriamo di accontentare con la nostra vittoria. Bene, grazie. grazie mille. Ultimissima parte l'8 marzo, il 9 marzo è il compleanno dell'Ane di Vicenza, quindi. Ecco, quindi è un'altra cosa importante che festeggeremo, Esatto. speriamo, con la vittoria e con i 3 punti, perché così diamo un'altra gioia ai nostri tifosi. Ottimo. Senti Stefano, l'ultima cosa anche per quello L'ultima, poi che mi andiamo al riguarda, campo, Rodrigo. Ok. sì, dimmi. l'ultima cosa, volevo chiederti, gli ultimi 2 gol che ha preso il Vicenza, per motivi diversi, la squadra in campo praticamente era in 10 uomini, prima perché Pasini era fuori campo per farsi rincurare, poi per cappelletti a terra. Secondo te ogni tanto la squadra manca un po' di quella malizia, magari di fare quel fallo che permetta in quel momento lì di rimettersi a posto e magari in Guarda, certe situazioni ha provocato il proprio stadio? su questa cosa qua ne abbiamo parlato anche con il mister, è una cosa dove a volte abbiamo peccato purtroppo, quindi credo che se ci sia una situazione del genere siamo comunque in 11, no? Se ne manca uno siamo in 10, c'è qualcuno che deve metterci una pezza e questo purtroppo nelle ultime 2 partite non ci siamo riusciti. Fortunatamente l'ultima siamo riusciti a portarla a casa, quella col Pisa purtroppo no, però credo che in quelle situazioni là
qualcuno del Basella deve metterci una pezza, perché è lì che si dimostra la vera forza del gruppo, che anche magari in alcune difficoltà o comunque in 11 contro 10 si può e si deve fare, ma far meglio per non prendere determinati gol.